questa è la zona tua, questa è la zona. Non andiamo tutti. Oggi è venerdì, ultimo giorno di allenamento di questa settimana. Ci troviamo al nuovo DB Olimpia di Castel Frentano. Si stanno allenando i baby atleti della scuola calcio e fra poco anche del settore giovanile, limitatamente solo alla categoria esordienti. Qua abbiamo dietro gli arancioni, come si rientra? Come si rientra? Ehi, come si rientra? No. Qua abbiamo proprio bene per niente. Qua abbiamo i primi calci di mister Gabriele Di Felice. Si guarda sempre la palla. Quindi se io rientro così, la palla la vedo? La vedo la palla? No. Ok, allora come rientro? Guardo sempre la palla e ritorno a posto e guardo la palla, ok? E non andiamo tutti dietro la palla, ok? Via! Mister dalle direttive, dai piccoli consigli ai suoi baby atleti. Bel gol! Abbracciamoci! Bravo, le posizioni anche di là, dai, giochiamo, via! Si riprende a giocare. Uno va a prestare, uno! Ho tutti sulla palla! Oh, calma! Ragiona! Ecco i piccolini come si divertono a rincorrere il pallone e a segnare il gol. Questo gruppo è suddiviso. Dietro, come si rientra? Come si rientra? La questo gruppo che attacca c'è la. Come si rientra? C'ha le casacche di colore orange e quest'altro giallo. Ecco l'altro piccolino, il portierino. Dietro, giocala dietro! A quest'altro lato c'è un altro gruppo sempre di primi calci e c'è mister Roberto Verna e c'è anche la mister signorina Anna Rita Valente, l'ultima arrivata nello staff tecnico di questa società. Essendo un gruppo ben nutrito, sono stati suddivisi in due gruppi e come da disposizioni ogni gruppo ha il suo mister. Pure qua la classica partitella. Parata del portiere, bella azione. Non fateci caso. Bravo, supero! Non fateci caso che tanti ragazzi c'hanno la divisa diversa, magliette diverse, pantaloncini diversi, calzettoni diversi. Ciò significa che sono nuovi. Sono gli iscritti di questa stagione agonistica 2017-2018. Tra poco saranno consegnati i kit, saranno vestiti con una serie di indumenti che parte dai calzettoni fino al giubbotto. Piovicica oggi. Ecco, è arrivato anche mister Francesco Mancini che sta coadiuvando mister Gabriele che è il coordinatore dello staff tecnico. È uscito uno sprazzo di sole. Il campo è stato, non vedete queste macchie nere, ma
ieri c'è stato lavori di concimazione, di preparazione del terreno con i prodotti idonei affinché ricresca l'erba, l'erbetta. Quest'altro lato, questo sono pulcini di Mister Giulio, sono quelli più grandicelli, sono pulcini. C'è Mister Giulio Massimini. Sì, allarga, allungalo! Questo è un altro gruppo. Sono suddivisi, ci sono i rispettivi mister. Questo è un altro gruppo. Sì, gruppo. C'è il mister. Che mister ci avete qua? Ah, Mister Giulio che sta qua, bravo. Sì, a posto, bravo. Ok, qua è un altro gruppo. Pure qua l'altro gruppo di ragazzini. Bravo. Cambio, cambio. Si mettono la casacca, meno che si sì. Pure qua sono quasi vestiti con la divisa ufficiale nostra. Qua c'è qualcuno senza, come il ragazzo con i calzettoni bianchi. Qua c'è Johnny, il portiere degli allievi, che si sta allenando. Domenica farà il suo esordio con la prima squadra a Guardia Grele. È stato messo in lista, è stato convocato da Mister Marco Piccirilli. Qua c'è l'altro gruppo di ragazzi, sempre del gruppo Pulcini di Mister Giulio Massimini. Bravi, bravi ragazzi. Divertitevi, so? Beh, bravo. Da quest'altro lato si vede anche alcuni esercizi. C'è Mister Nicola Di Cambli che sta facendo degli esercizi ad alcuni ragazzi. Ecco, guardate. Qua c'è Lorenzo, giusto? Sì. Lorenzo Mancini, figlio del nostro dirigente, dirigente accompagnatore. No, adesso sta svolgendo le mansioni di mister, sta lampando. Questo è un altro gruppo. Il nostro gruppo si preparano a fare gli esercizi indicati da Mister Nicola Di Cambli. Devono passare solo. Ecco, partono altri due che seguono gli esercizi. Bravi. È stato suddiviso in tante porzioni questo meraviglioso manto erboso, vanto dell'amministrazione comunale di Castelfrentano, del comune di Castelfrentano. Qua c'è il gruppo dei portieri. C'è Mister Aurelio Gaspari, preparatore dei portieri. Abbiamo Dinella, abbiamo Matteo D'Ottavio e Dinella. Con la tenuta gialla c'è Daniel Ucci, il baby. Bene. E abbiamo l'ultimo arrivato in casa giallorossa, Francesco Cocco, degli allievi. Mentre Daniel è dei giovanissimi, portiere. Mentre Matteo è dei allievi. E Dinella, giovanissimi. Manga Johnny che sta facendo un allenamento differenziato in quanto accusa dei dolori ai fianchi e non può rischiare di farsi ancora male. A tutte e due le braccia deve andare. Domenica farà il suo esordio, come ho detto.
a Guardia Grele con la prima squadra, militante in seconda categoria, Girone. Ecco, vediamo Johnny Perrucci, piccola corsetta. Pure qua, se vedete i ragazzi un po' con le tenute di vari colori, è proprio dovuto che ancora non ricevono il kit che è in arrivo, già ordinato. Questa è una panoramica del rettangolo di gioco. Abbiamo alcuni genitori, nonni, che si divertono anche loro guardando i loro pargoletti. Questa è una panoramica, come detto non fate caso a queste macchine, che questo è stato messo ieri, che è la giornata di riposo e il mando e l'impianto rimane a disposizione del comune per i lavori di ordinaria manutenzione. Sono stati messi accorgimenti e prodotti proprio per far riprendere la crescita dell'erba. Qua ci abbiamo Mister Mancini in questa porzione, c'ha 5 ragazzini a sua disposizione, sempre Johnny Perrucci. Passa. Bravo, prendi a palla con le mani.